siamo a Milano alla Fiera dell'Artigianato. Per chi non sapesse cos'è la Fiera dell'Artigianato, è una fiera annuale che si tiene a Milano, dove in tutti i padiglioni ci sono stand da tutte le parti d'Italia e da tutte le parti del mondo. Artigianato non sta solamente a indicare i mobili o le cose in legno, ma tutto quello che è artigianale, ovvero anche il cibo, soprattutto il cibo e la pelletteria e quant'altro. So che un padiglione vende i grilli da mangiare, ovviamente andremo lì saltando perché i grilli... Io di solito li do alle rane. No, allora oggi li dai a me. Andiamo! Allora ragazzi, si comincia ovviamente dalla Sicilia, la mia regione preferita. Guarda, guarda, cosa ci fa assaggiare? La crema di pistacchio, la più buona che ci sia, ragazzi. Guarda, direttamente da Bronte. Da Bronte. È buona? Buona sì, vero? Minchia. Fagli vedere il vasetto. Vasetto? Guarda che bello. Prodotto protesivo certificato. Dammene 40. Che vorresti dire? Grazie mille, ragazzi. Passate da Corso Etna. Ma c'era mica uno stand? Ceramica, ceramica. Cosa stai assaggiando, Ambra? Non so se sono di Valentino che devo pagare. È il cotechino col tonno. Il cotetonno, ciao Sere. Il cotetonno, ciao. Non vuoi la ficazza di tonno? Io ho già la tua ficazza. Che sono? Sono capperi. E che qui dicono lenticchie, mi confondono. Capperi e acciughe. Un gabberino sottore favoloso. Faccio sentire. Sì. Io mo si sento tonno subito. Guarda cosa assaggiamo adesso. Allora, ma guarda, tu è straordinario perché anche un gabbero straordinario, perché non è semplicemente un gabbero. Questo è un gabbero che al massimo di tonnessa natura ne ha aceto in raccolta dal fresco e messo in olio. Abbiamo unito la cipolla rossa e questa è praticamente l'aceto del nostro marinaio, che noi chiamiamo la acciughe alla scariota. Grazie, buon Natale. Non ti do la mano perché ce l'ho un po'. Assaggia. Non capisco perché mi fai fuori fuoco, forse sei vicino. Ha detto minchia. Passaggio anch'io. Grazie signora. Ma buonissimo. Siamo di nuovo di pesce. E ora panino con la milza. Trovo due, ma hai mangiato tutto io. No. Ciao ragazzi. Ciao. Alle 11:30 di mattina, Mario. È la meglio colazione. Sì, ok, dammi il mio. A detta di Giuseppe, questi sono melograni, giusto? A me sembrano palle da basket. Minchia, sono enormi. Come no? Stai lavorando, vai tranquillo. Ma si dice melagrana o melograno? Melograno o melogratto, come preferisco. Io melogratto, nel dubbio. Siamo alla mia regione preferita, la Sardegna. E andiamo a mangiare i formaggi. Ambra, siamo alla Sardegna. Il formaggio ne vuoi? Il prosciutto ne vuoi? Andiamo a mangiare il formaggio e il pane carasau. Queste mani mi faranno assaggiare la Nutella sarda. Sembra quasi, la consistenza sembra il mousse. Sì, è vero. È vero. E la cremosità è data solo dal miele. Ci sono solo miele e nocciole. Miele e nocciole. Favoloso. Tu l'hai presa, Dan? Abbastanza. Sì. Ok, abbiamo fatto la scorta. Grazie mille. Puglia, la mia regione preferita. E la bombetta, la 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 la. E la bombetta, la 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 la. Cazzo che fila. Guardate questa taralla. Ambra, questi li mangi? Perché? No, niente. Allora ragazzi, oggi, anzi ieri sera in realtà, mi ha scritto su Facebook Johnny. Mi ha detto: se passi a vedere l'Artigianato dove vieni a trovare, eccolo qua, e ti offro una birra. Lui fa birre artigianali e proviamo. In che zona? Raccontaci un po'. Noi siamo di Biella. È una Biella città. È una bellissima città. Bellissima. Però dopo un po' stanca. L'importante è non dormire a Como, perché poi vai in Como. A Como si dorme male perché sopra c'è chiasso. Bella della mia questa. Mi stai raccontando che questa birra è il miele. Miele delle nostre zone, quindi va bene. Miele va bene, ragazzi. Se passate qua, venite a trovare Johnny. Siamo in Piemonte, che è la mia regione preferita. Siamo in Liguria, ragazzi. La mia regione preferita. Un fungo dice a una funga: mi dai un bacino sulla cappella? Ah, porcino.
Ragazzi, siamo in Emilia Romagna, la mia regione preferita. Ragazzi, finalmente siamo in Valle d'Aosta, la mia regione preferita. In Valle d'Aosta cosa c'è? Alcol. Poi c'è Milano, che è la mia regione preferita, che se non è una regione. Però c'ho una fame, voglio andare in Toscana, ragazzi. Cioè, non potete capire dove siamo? Il Trentino, la mia regione preferita. No, esatto. Infatti il Trentino è tutto di legno. Prima sono passati 33 trentini che sono entrati trotterellando. Se meglio te ogni val, la val dei bocchini, ya ya. Il paradiso. Le calze meglio della val dei no. Il Veneto, la mia regione preferita. Signori, la Toscana è la tua regione preferita. Ci sono tutti. Infatti, qui c'è la terra di Maremma e qui c'è la Maremma Maiala. Eccola. Finalmente siamo arrivati in Basilicata, che è la mia regione preferita. Sfigliatella, dolci. Questi sono i papà, vai dei papà. I papà napoletani. Mozzarella, tribù, papà. Chi ha bisogno di una mappa? Per stare in un museo. Dovresti andartene a fan... Amore, amore, ci sta Gigi, lo senti Gigi? No, il mio cervello mi impedisce di sentirlo. Mi è passato. Ragazzi, finalmente in Calabria, la mia regione preferita. Quindi passerò di olio, soppressate, l'enduia, del peperoncino. E ho olio assaggiare, voglio mangiare tutta quanta. Ambra, che ti mangi? Non lo so ancora. Non lo sa? Beh, cosa c'è? Nduia, salsiccia piccante e salsiccia dolce. Ah, io assaggio la piccante. Poi bacia nella pella di te mi innamorare. Sempre vicino. Arriva dopo ma è molto buono. Com'era quella dolce? Buona. Buono. Il Friuli Venezia Giulia, ragazzi, la mia regione preferita. Infatti ci sono gli alberi di Natale. La sua identità e te sono. Siamo arrivati in Abruzzo, la mia regione preferita. Non vedevo l'ora di essere qui. Che troviamo gli arrosticini e siamo a posto. Arrosticini! Gli arrosticini? Ancora? Ci spostiamo dall'Italia e arriviamo in Marocco. Qui c'è il Marocco, ci sono le Indie, c'è la Germania. Andiamo a mangiare altra roba buona, bimbi. La musica unisce i popoli. Non siate razzisti. I razzisti sono figli di puttana. Perché devi rompere il cazzo? Se volete dare fastidio alla vostra donna, leccatele il viso. È una rompicoglioni. Non fidanzatevi mai. Non fidanzatevi. Vodka e caviale. Prima si beve la vodka, poi si beve il caviale. Vai, salute. Baguette cianci. Questa non è la vodka che si beve al bar. Ambra com'è? C'è neanche. Boh, da svidani, ti spiazzo in due. Ah, la France, la mia nazione No, 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 la Francia no, ce la faccio. La Cina la saltiamo a pie pari, dato che sono di Prato e praticamente la stessa cosa. La musica ci aiuta. Allora ragazzi, questo è il vero canguro, non quello in scatola e nei sacchetti sotto che abbiamo mangiato, abbiamo provato portato dall'Australia. Amore mio, ce lo smezziamo? No, mordo io? In mezzo al taglio, bravo. Un po' diverso da quello nel sacchetto. È una scala da 1 a 10, dove 1 è immangiabile, 10 è l'ambrosia, il cibo degli dèi. Che cos'è? Tra il 6 e mezzo e il 7. Beh, non è male. Sembra basso, non è buono. 8 è il kebab, 9 è la fiorentina e 10 è la figa. Cioè, non è che... Sembrano di costruzione di canguro. Il video è finito, noi siamo a cena, stiamo mangiando a un churrasco brasiliano, quindi abbiamo
carne a go-go, carne all you can eat. Spero il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al mio canale, iscrivetevi a tutti i social, condividete il video, fare un po' cazzo che volete. Una battita di coco, una battita di fragola? Ma è alcolica? Leggermente alcolico, vediamo.